Buongiorno e bentrovati dalla redazione del Capoluogo. Con questo inizio di settimana, lunedì 11 marzo, apriamo subito con il decennale del sisma, a metà il percorso per il recupero del patrimonio culturale. Il punto sul percorso per il recupero del patrimonio artistico a 10 anni dal sisma. Il segretariato MIBAC e la soprintendenza illustrano i dati del lavoro svolto. Come spiegato dal sottosegretario regionale Stefano D'Amico, si tratta di un percorso compiuto sostanzialmente a metà, nell'ambito di un cratere di 2.387 km² che rappresenta il 23% del territorio regionale e coinvolge 140.000 abitanti. Nel 2019 la città si presenta al decimo anniversario del sisma con 25 monumenti restaurati in città e nel territorio, 320 aggregati approvati, in gran parte ultimati, per un totale di quasi 1.300 milioni di euro di contributi. Attesa la riapertura a fine restauri di Santa Maria del Soccorso, San Silvestro, San Pietro Accoppito, San Filippo e Palazzo Ardinghelli. Nell'articolo le interviste al dottor Stefano D'Amico, alla soprintendente Alessandra Vittorini e al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Monastero delle Clarisse, la giornata di celebrazioni per il ritorno a casa delle sorelle Clarisse a Paganica, a 10 anni dal terremoto. Tutti i dettagli nel contributo di Goffredo Palmerini. E purtroppo con profondo dolore la città accoglie la notizia dell'aereo caduto in Etiopia. Fra le vittime Virginia Chimenti, figlia del professore dell'Università dell'Aquila Claudio. Virginia, 26 anni, è la figlia di Claudio Chimenti, professore ordinario di odontostomatologia dell'Università dell'Aquila. Dopo aver studiato nel liceo Avogadro del quartiere Coppedè di Roma, si era poi trasferita a Milano. Lì la laurea alla Bocconi con indirizzo economico-commerciale, quindi il master a Londra in studi orientali. E poi l'esperienza alla United Nations Capital Development Fund e all'IFAD. Dal 2017 Virginia Chimenti era funzionaria consulente budget officer del WFP dell'ONU. Why con l'Aquila? Francesco e Lucia scommettono sul centro storico. Due aquilani under 30, per aprire la loro prima attività, hanno puntato sul centro storico. Why con Cosmetics, aperto prima di Natale a 2 passi da Piazza Regina Margherita. L'intervista della collega Eleonora Falci. E passiamo a un'altra notizia di colore, Jared sul sentiero E1, dalla Sicilia alla Norvegia, passando per l'Abruzzo. Un giovane di Indianapolis, Jared Burris, impegnato nel sentiero E1 che collega Sicilia a Norvegia e attraversa anche la provincia dell'Aquila. In questi giorni, zaino in spalla, il giovane statunitense si trova nella provincia dell'Aquila. Il 7 marzo era infatti a Capistrello. E chiudiamo, come di consueto, con il meteo. Martedì all'Aquila, giornata all'insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi nel pomeriggio. Cielo sereno anche nel corso della serata, temperature comprese tra meno 3 e 6 gradi. In Abruzzo, piogge o acquazzoni al mattino lungo la costa centro-meridionale, locali nevicate fino a 500 metri, generale assenza di fenomeni per la restante parte della giornata, con ampie schiarite su tutti i settori. Il capoluogo vi dà l'appuntamento alle notizie principali del giorno a domani e per oggi dalla redazione è tutto.